Radio Radicale, siamo con Federico Mollicone per parlare del Super Green Pass, delle nuove regole, del caos che c'è sulla scuola e anche del Quirinale, della chiusura del transatlantico, perché oggi siamo arrivati qui, abbiamo ritrovato un'altra volta il transatlantico chiuso. Allora, che cosa sta succedendo? E soprattutto volevo chiederle se siamo anche a una svolta per il Quirinale, perché oggi stasera ci sarà una conferenza stampa di Draghi, oggi molti quotidiani dicono che Draghi cioè, farà un passo indietro rispetto al Quirinale. Allora, oggi come ci siamo svegliati? Oggi siamo svegliati, direi, con un clima da green caos. Il ministro Bianchi ha sbagliato tutto, è riuscito a fare peggio del ministro Azzolina, che noi avevamo duramente criticato, e tant'è vero che insieme alla collega Frassinetti e alla collega Bucalo, che si occupano della scuola e che sono con me anche in commissione, in particolare ovviamente la Frassinetti, abbiamo rilasciato un comunicato stampa questa mattina proprio dove denunciamo questo. Noi, come si sa, Fratelli d'Italia è sempre stata per preferire la scuola in presenza con le dovute cautele e attenzioni. La regione Marche, presieduta da Acquaroli e da Fratelli d'Italia, è stata la prima regione, quando tutti ci ridevano, che ha introdotto la ventilazione meccanizzata nelle scuole, proprio perché, guarda caso, adesso l'OMS prescrive come una diciamo, delle prevenzioni migliori per gli ambienti chiusi. E a dimostrazione che siamo forza di governo e sappiamo gestire la pandemia così come nella regione Abruzzo. E il ministro Bianchi invece ha stabilito un regime vero e proprio, non rispettando gli appelli dei presidenti delle regioni, da Zaia a Musumeci. Sul fatto che ci vuole il tempo necessario per organizzare la riapertura in sicurezza. Ancora oggi ci sono le mascherine, vengono distribuite le mascherine, i cosiddetti pannolini fatti dall'FCA, che hanno avuto un'omologazione diciamo, ufficiale di legge, ma che in realtà sono di pessima qualità e tant'è vero che i ragazzi non le indossano. Mio figlio che fa il liceo e tutti i suoi compagni di classe, quando le ricevono, le regalano ad altri oppure perché sono inutili, si aprono sui lati, non danno sicurezza. E quando invece sono state introdotte per decreto le FFP2, quindi già questo solo basterebbe a far capire che non c'è sincronia tra i provvedimenti e del governo, del dictator Draghi, che ormai è diventato una sorta di dictator con 35 fiducie imposte al Parlamento, e invece poi i tempi necessari per organizzarsi, i tamponi, il tracciamento, tutte cose proposte nel corso dei mesi dell'emergenza da Fratelli d'Italia e mai ascoltate, ora sono teorizzate ma applicate in maniera assolutamente caotica. Per cui avrebbe avuto senso, come hanno proposto anche i nostri governatori, rinviare di qualche giorno la riapertura perché ha un costo minore, anche una questione organizzativa più semplice, per adeguare la riapertura in sicurezza con classi, con minori Certo. Quindi studenti. bravo De Luca. Quindi bravo Musumeci, bravo Zaia, De Luca ha sempre avuto, almeno a questo glielo riconosciamo, al di là del folklore con cui si esprime e degli atteggiamenti cesaristi che manifesta, però ha avuto in questo caso ha avuto una, diciamo, si è schierato verso il buon senso e verso l'organizzazione. Non ci vuole una scienza a capire perché per gestire strutture complesse come le scuole. Poi c'è il tema dell'autonomia scolastica. Il Ministero può dare un'indicazione, ma poi ci sono i capi d'istituto che insieme ai sindacati, insieme dei docenti e del personale ATA, insieme praticamente tutto il mondo della scuola si è schierato contro il Ministro Bianchi e ha sfiduciato il Ministro Bianchi su questa presa di posizione. Quindi i nostri ragazzi devono andare certamente in sicurezza e noi diciamo in presenza perché proprio oggi il Bambin Gesù lanciava l'allarme sulla socialità mutilata degli adolescenti che provoca depressione e nei soggetti più fragili provoca anche suicidi, tant'è vero che stanno aprendo un reparto per l'assistenza psicologica, però questo va fatto con i dovuti tempi, la dovuta organizzazione e la dovuta sensibilizzazione, che è l'alternativa della coercizione, che invece è il modello che sta scegliendo anche il governo Draghi. Quindi
Che succede per il Quirinale? Cioè, nel senso, qui c'è l'incertezza più totale, insomma, addirittura qualcuno parla di rinvio, di voto a c'è un partito del voto a distanza, qui per 2 settimane è stato chiuso il transatlantico, stasera si attendono. Allora, possiamo permetterci prima di tutto una crisi durante, diciamo, di governo in un momento così difficile? Beh, questa è stata la legislatura che entrerà nella storia come la legislatura più pazza del mondo, dove ho avuto maggioranze assolutamente incompatibili fra loro, composte da forze politiche incompatibili. Certo è che in un momento come questo, ormai a fine legislatura, aprire un'ennesima crisi di governo con i progetti del PNRR che devono diventare fatti concreti, e con diciamo, l'elezione del Presidente della Repubblica è sicuramente un elemento di squilibrio. Per quanto riguarda Fratelli d'Italia, con Giorgia Meloni abbiamo sempre rivendicato il fatto che per noi la legislatura può finire qui, senza aspettare i famosi 4 anni, 6 mesi, un giorno, cosa che invece pare essere l'unico vero candidato quirinalizio che unisce tutti trasversalmente la maggioranza che sostiene Draghi. Per noi, sì, una volta eletto il Presidente, e vedremo, diciamo, al di là della pretattica, quale sarà la scelta sia insomma, del centrodestra e del centrosinistra, per noi si possono sciogliere le Camere e siamo l'unica forza politica a chiederlo. Se il candidato Berlusconi però sarebbe una garanzia per la fine della legislatura, per il completamento della legislatura. Il candidato Berlusconi, se fosse accettato, se si raggiungessero i voti per eleggerlo, ovviamente avrebbe il voto compatto di tutto il centrodestra e forse di alcuni segmenti moderati che sono usciti da Forza Italia e probabilmente da franchi tiratori o cani sciolti del Misto e del Movimento 5 Stelle, però, ex Movimento 5 Stelle, però, dobbiamo riflettere e essere attenti che non diventi una sorta di autocensura, cioè il centrodestra ha storicamente finalmente i numeri per proporre un proprio candidato ed è giusto che questo sia diciamo, di partenza Berlusconi, però non dobbiamo chiuderci nella logica delle coalizioni, perché altrimenti si rischia di non avere un presidente che rappresenta Certo. tutti gli italiani. Voi mettete in quarantena come i parlamentari di Forza Italia una settimana prima del voto perché qualcuno pensa che ci sarà un Parlamento decimato a votare il Presidente della Repubblica, mettendo in dubbio anche l'esito del voto. Allora c'è questo spettro per voi? Non so se lei una settimana prima si mette in quarantena per arrivare sano e salvo al voto. Con una battuta potrei dire che il gruppo di Fratelli d'Italia ha l'età media, tra l'età media più bassa, una delle età medie Quindi agli anticorpi. più basse dell'aula. Ma a parte le battute, noi pur criticando queste disposizioni, ovviamente le osserviamo. Chi vi parla fa un tampone ogni 2 giorni per la tutela, pur essendo vaccinato, pur avendo criticato tutta la gestione della vaccinazione, però per il rispetto ovviamente della comunità e anche dei propri familiari. Però detto questo, bisogna agire con prevenzione, tracciamento e le mascherine laddove appunto si possono e si devono utilizzare. Bene, grazie come sempre a Federico Mollicone. Grazie a tutti.